Siamo in compagnia di Luca Brancaleon, direttore generale del cantiere Beneteau. Direttore, come è cambiato il vostro marchio sul settore vela negli ultimi 2 anni? Ci sono state tante novità come prodotti, come linee. Che evoluzione avete avuto? Allora, l'importante è che le evoluzioni e le novità siano state positive e di successo prima di tutto, e questo è il nostro caso, per fortuna. Abbiamo, come vede, rinnovato in gran parte la gamma Oceanis, da prima lanciando il nuovo 51.1, seguito dal 46.1 e seguito poi l'anno scorso, ma poi in realtà insomma più in questa stagione, l'Oceanis 30.1. Sono imbarcazioni tutte nate dallo stesso concetto di questa nuova architettura navale, quindi con questa imbarcazione che è più confortevole, più larga e che quindi ci dà la possibilità anche di avere dei layout che piacciono di più e che soprattutto ci danno modo anche di essere un po' più trasversali, sia rispondendo alle richieste del mondo del charter che alle richieste del cliente privato. Ecco, l'impressione, studiando un po' appunto le vostre nuove nate, è che ci sia stata un'attenzione crescente non soltanto al comfort delle vostre imbarcazioni, ma soprattutto anche alla qualità, alle qualità veliche e alle qualità in navigazione. Ecco, il perché di questa scelta? Ma allora, senz'altro un ritorno anche, come poi è stato anche confermato dal ritorno della gamma First, a questo mondo del performance e quindi anche del fast cruiser, diciamo, per cui anche cercare di rispondere un po' meglio a questa parte di mercato che c'è, rimane e che probabilmente per un certo periodo avevamo anche negato. E ora, prima la nascita della serie First Line della gamma Oceanis, poi l'acquisizione del cantiere Seascape con l'integrazione dei loro modelli 14, 18, 24 e 27 fino oggi alla presentazione del Force 53, ci danno quindi la possibilità di essere presenti e sul mondo del charter e sul mondo del cliente privato di crociera e di crociera rapida e sul mondo anche del performance. Ecco, un passaggio mi piacerebbe farlo proprio sul nuovo First, perché rispetto ai First che conosciamo, che abbiamo conosciuto, barche di grandissimo successo, diciamo ci sembra differente, ci sembra che abbiate puntato più su una qualità più alta, strizzando forse un po' l'occhio anche al mondo del lusso, diciamo, tra virgolette. Anche qui ci piacerebbe capire un po' le ragioni di mercato che vi hanno portato a questa evoluzione. Allora, senza dubbio produrre un'imbarcazione del genere e mettere sul mercato un'imbarcazione di questa taglia e con l'obiettivo che avevamo richiedeva che l'imbarcazione potesse rispondere a quelle che sono le richieste di un cliente che si avvicina ad un'imbarcazione del genere. E ad oggi siamo riusciti ad ottenere con il nostro team di sviluppo e con il continuo Argento che hanno fatto insomma un lavoro veramente egregio e diciamo può anche essere considerata come una sfida vinta in termini di scelta di due persone che hanno una grandissima esperienza e un grande successo nelle barche one-off, ma che si sono poi confrontate con un mondo come il nostro di alta industrializzazione e che quindi dovevano più o meno in certi casi trovare dei compromessi che si sono trovati e con grande successo, perché ad oggi abbiamo un'imbarcazione innovante che dà molto questo sentimento di ottima performance, ma che poi negli interni dà questo sentimento di casa, di salotto, di spazi molto grandi, questo layout che si ritrova su imbarcazioni molto più grandi che invece troviamo in un 53, con un'attrezzatura per chi ama invece la performance e l'alta qualità, con un'attrezzatura di grande livello che spesso invece in marchi concorrenti troviamo solo come accessori, invece nella nostra imbarcazione troviamo come equipaggiamento standard, il tutto ovviamente per rispondere a un cliente più esigente anche in termini proprio di finitura, come lei ha detto. Ok, in ultimo un passaggio sul mondo del motore, che è comunque una parte importante della vostra produzione. Quali sono gli input che sono arrivati nelle ultime stagioni dal mercato e come avete risposto, con quali modelli avete risposto alle ultime tendenze del mondo delle barche a motore? Allora, prima tra tutte le tendenze è ovviamente la tendenza al motore fuori bordo. I motoristi per primi, come vedete, stanno aumentando sempre di più le loro potenze, l'offerta di potenza sul mercato,
e noi ovviamente rispondiamo ai bisogni del mercato anche noi con la presentazione che abbiamo visto, Antares 9, Barracuda 9, Flyer 10, presentato a Cannes il G32 in versione inboard, ma che è anche possibile avere in versione fuori bordo. Presenteremo poi nel corso di questa stagione il GT36, fuori bordo e entro bordo. E questo risponde a un'esigenza, per motivi diversi, su tutti i mercati, direi in maniera globale, una tendenza verso il mercato fuori bordo di grande potenza, che sia in certi mercati dove è preferibile farlo per motivi di mantenimento e servizio, che sia in altri mercati dove sia di più semplice utilizzo e di minor costo avere un motore fuori bordo rispetto a un motore entro bordo, però è una tendenza globale della quale stiamo ovviamente diciamo raccogliendo i frutti, perché abbiamo ora una gamma importante per quanto riguarda le grandi taglie fuori bordo. Quest'anno presenteremo anche il flagship della gamma Antares a breve, quindi ci sarà un Antares più grande dell'Antares 9 che verrà presentato quest'anno, e quindi insomma diciamo che probabilmente non ci fermeremo nemmeno lì. Ok, un'ultima domanda, qualche anticipazione sul futuro del cantiere, diciamo con occhio sulle prossime stagioni, sul mondo della vela e sul mondo del motore, se può anticiparci qualcuna delle novità in arrivo. Allora, senza entrare nello specifico, ma senz'altro la gamma Oceanis continuerà negli anni futuri a rinnovarsi e a continuare nell'aumento anche della qualità e della qualità percepita in termini proprio di definizione e di finitura delle imbarcazioni. E per quanto riguarda la gamma First, non ci limiteremo ovviamente ad un modello per quanto riguarda la gamma superiore ai 27 piedi, quali terminano con la gamma First XS Escape. E invece nel mondo del motore, senz'altro, come vi stavo dicendo, ci sarà un ampliamento della gamma fuori bordo verso le grandi potenze. Abbiamo presentato qui a Cannes il nuovo Monte Carlo 52, quindi anche quello è un nuovo fly che sostituisce il vecchio MC5. Per quanto riguarda la gamma GT, abbiamo fatto un completamento verso il basso con il GT32-36, quindi questo ovviamente offre un grande trait d'union, un passaggio, un anello tra la gamma Flyer che cresce e la gamma GT, tant'è che il GT32 infatti imbarca diciamo tutto il DNA della gamma GT, pur essendo ricalcato sul piano di ponte del Flyer 10, quindi è proprio un anello di transizione tra una gamma e l'altra. Benissimo, grazie. Grazie a voi.